In un freddo giorno d'inverno, al centro di ricerche sul volo Zhukovsky alle porte di Mosca, una folla di ingegneri e di spettatori russi è riunita per assistere al ritorno di un fantasma del passato. Alla metà degli anni 90, i due avversari della Guerra Fredda avviarono insieme un progetto di ricerca su un aereo supersonico di linea destinato al XXI secolo. La NASA, la Boeing e l'ufficio progettazione della Tupolev riportarono in vita il jet di linea supersonico Tupolev TU-144 per raccogliere una serie di dati sul volo a Mach 2. Le simulazioni al computer e le gallerie del vento potevano fornire dati teorici, mentre i test di volo condotti sul TU-144 fornirono una serie di dati tratti dalla realtà. Per riportare in vita il Konkorsky, vennero presi in prestito i motori da un altro progetto della Tupolev, il TU-160 Blackjack. Esso detiene il record di aereo da combattimento più pesante e potente della storia. I suoi Kuznetsov NK-321 sono i motori per uso militare più potenti mai inventati. Il Blackjack fu il punto d'arrivo di una lotta lunga e difficile per costruire un bombardiere intercontinentale al fine di contrastare le potenze occidentali. Fu prodotto agli inizi degli anni Ottanta, ma ebbe vita breve, poiché la perestroica, determinando la fine della Guerra Fredda, segnò anche il termine degli investimenti nel settore degli armamenti. Questo filmato del Blackjack risale al 92. L'aereo decollava dall'Istituto per le ricerche sul volo Zhukovsky, lo stesso campo aereo scelto per i test di volo del TU-144. Come Tupolev, Zhukovsky è un nome prestigioso nella storia dell'aviazione sovietica, che è sinonimo dell'industria aeronavale e della storia dei bombardieri russi. Nikolai Zhukovsky è considerato il padre dell'aviazione sovietica. Prima della Prima Guerra Mondiale, egli contribuì a dare alla Russia una propria identità in un settore fino ad allora dominato dall'Europa e dall'America. Nel 1918 il nuovo governo socialista riconobbe ufficialmente il suo laboratorio. Esso divenne celebre col nome di ZAGI, cioè Istituto Centrale per gli Studi di Aero e Idrodinamica. Al ZAGI, decine di giovani ingegneri lavoravano sotto la guida di Nikolai Zhukovsky. Uno di loro era Andrei Tupolev. Sin dall'inizio Zhukovsky riconobbe il suo talento e gli affidò la direzione della sua fabbrica. Al ZAGI, il genio di Tupolev ebbe modo di maturare. Durante gli anni 20 venne avviata una serie di progetti sotto la sua direzione. L'aereo da lui progettato recava le sue stesse iniziali, ANT. Il primo grande aereo ideato da Tupolev fu l'ANT-4. Esso decollò per la prima volta nel 25 e fu il primo bombardiere monoplano al mondo costruito completamente in metallo. L'ANT-9 decollò per la prima volta nel maggio del 29. Era un aereo di linea adibito al trasporto di 9 passeggeri che dimostrò di avere un'ampia autonomia. Compì infatti la rotta da Mosca a Londra e ritorno via Berlino in appena 53 ore di volo. Per Tupolev, esso segnò l'inizio di una lunga serie di record di lunga distanza. Nel 1933 Stalin ordinò a Tupolev di progettare un aereo in grado di contrastare qualsiasi avversario nei cieli. Il risultato fu l'ANT-25, un gigante monomotore con un'apertura alare di oltre 36 metri. Stalin voleva che questo apparecchio battesse ogni record. E così fu. Nel giugno del 1937, l'aereo volò da Mosca fino allo stato di Washington, sorvolando il Polo Nord e coprendo una distanza di oltre 8.000 km. Solo un mese dopo compì la rotta da Mosca a San Jacinto, in California. Impiegò 62 ore di volo, stabilendo un altro record del mondo. Nel 1932 gli scrittori e gli editori dell'Unione Sovietica raccolsero 6 milioni di rubli per finanziare la costruzione di un gigante dell'aria che portasse il nome dello scrittore russo Maxim Gorky.
Tupolev, che ormai era la figura di primo piano nell'aviazione sovietica, fu scelto per quell'incarico. Nel 1934, oltre 800 tecnici iniziarono a lavorare sotto la sua supervisione. Altre fabbriche aeronautiche e rappresentanti di centinaia di istituzioni sovietiche furono chiamati per affiancarsi al lavoro di Tupolev. Il risultato fu l'aereo più grande dei suoi tempi. Il Maxim Gorky aveva un'apertura alare di oltre 66 metri ed era azionato da 8 motori, ciascuno di 900 cavalli. Compì il suo primo volo il 19 maggio del 1934. Presto divenne il perno della squadriglia aerea omonima, che compiva voli di propaganda per tutta l'Unione Sovietica. Il suo equipaggio inondava le città russe di volantini, trasmetteva musiche e discorsi e proiettava addirittura immagini di propaganda sulle nubi. Ma la fama del Maxim Gorky andò ben oltre i confini sovietici. Era l'aereo di base a terra più grande dei suoi tempi, più veloce di molti caccia e in grado di volare per 1600 km senza bisogno di rifornimento. Per i paesi confinanti con la Russia, le sue potenzialità di bombardiere di lungo raggio non passarono inosservate. Ma dopo un anno dalla costruzione del Maxim Gorky, i voli di propaganda finirono in tragedia. L'aereo rimase distrutto in uno scontro con un biplano di pattuglia che tentava di compiere un looping non autorizzato. Ormai il Tupolev si era guadagnato la reputazione di aereo da record ed era diventato un simbolo della potenza sovietica. Ma Tupolev non si limitò a progettare apparecchi di propaganda. Gli venne commissionata anche la realizzazione di aerei da combattimento. All'inizio degli anni 30, Tupolev inaugurò il suo primo bombardiere pesante quadrimotore, l'ANT-6. Alcuni di questi aerei vennero riadattati per il trasporto truppe, portando fino a 30 soldati completamente equipaggiati. Ne vennero costruiti più di 800 e insieme all'NT-4 la Tupolev aveva la flotta di bombardieri strategici più grande del mondo. Presto, questo esercito dell'aria si sarebbe dovuto scontrare con un vicino insospettabile. Nel 1939 l'annosa questione della sovranità dello Stato finlandese riemerse con prepotenza. Quando il governo finlandese negò ai russi l'autorizzazione di allestire una base militare sul suo territorio, Stalin ordinò un attacco aereo. Nelle 15 settimane successive i due paesi si scontrarono nella cosiddetta guerra d'inverno. Le truppe di parasovietici si lanciavano dagli ANT-6 per atterrare sulle innevate campagne finlandesi. Ma l'invasione fu sciatta e mal pianificata. Veloci ed esperti, i soldati finlandesi, abili nello sci fuori pista, catturarono centinaia di soldati sovietici. Stalin era imbarazzato, sapendo che l'evento era seguito con interesse dal suo vicino Adolf Hitler. Doveva dimostrare al più presto la superiorità sovietica. Per riuscirci, imitò la tattica del terrore impiegata in Spagna dalla legione Condor di Hitler 3 anni prima. Il 9 dicembre i bombardieri sovietici invasero i cieli della capitale finlandese, Helsinki. Impotente di fronte a un attacco tanto massiccio, la città fu messa a ferro e fuoco. Stalin era riuscito nel suo intento. Sconfitto, il governo finlandese fu costretto a cedere il territorio. La guerra del terrore condotta da Stalin non si limitò ai paesi confinanti. Nel suo delirio di onnipotenza iniziò a scagliarsi contro i nobili di campagna. Uno di questi era Andrei Tupolev. Nel 1938 fu accusato di tradimento e gettato in prigione. Nella guerra in procinto di scoppiare, Stalin si sarebbe avvalso di giovani ingegneri per progettare i caccia destinati a respingere i potenti mezzi della Luftwaffe. Tra loro c'era Alexander Yakovlev, padre dei grandi caccia russi della Seconda Guerra Mondiale, gli Yak 1 e 9. Sienien Lavochkin, che si guadagnò la fama con la serie di caccia LA. Mikoyan e Gurevich, che unirono i loro sforzi per creare il primo caccia di una serie leggendaria, il MiG. E infine Sergei Ilyushin, padre dell'IL-2 Sturmovik, il cosiddetto carro armato volante che decimò le divisioni corazzate tedesche. Sebbene lo Sturmovik fu l'aereo che lo consacrò alla fama, Ilyushin progettò anche il primo bombardiere sovietico medio della guerra.
La serie di DB3, poi ribattezzati IL4, era un progetto bimotore che risaliva al 36. Le versioni successive avevano un muso più allungato e trasparente con una mitragliatrice frontale manovrata a mano. Quando l'esercito di Hitler marciò verso est nel 41, la Russia aveva messo in produzione un solo bombardiere pesante. Era il Petlyakov PE-8. Il progetto del PE-8 fu avviato sotto la direzione di Tupolev nel 36, ma quando questi cadde in disgrazia, venne affidato all'equipe di Petlyakov nel 38. Per l'epoca era un aereo all'avanguardia. Eppure, quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale, era già obsoleto e gli equipaggi di bombardieri sovietici avrebbero imparato un'amara lezione in tema di bombardamento strategico. Dopo essersi ripreso dal tradimento di Hitler, Stalin cercò di reagire colpendo al cuore il popolo tedesco. Vennero realizzati dei piani per bombardare Berlino. L'obiettivo fu scelto non per la sua importanza strategica, ma per trasmettere un messaggio sulla determinazione russa. Il primo raid non fu eseguito dai grandi PE-8, ma dai piccoli bimotori DB-3 progettati da Ilyushin. Quando Stalin decise di attaccare Berlino, fece decollare una squadriglia di bombardieri di lungo raggio da un'isola vicina alle coste dell'Estonia. Il 7 agosto del 41, 15 IL-4 dell'81esima squadriglia Mina e Siluro della Marina vennero caricati di bombe. Non avrebbero volato in formazione. Ciascun pilota doveva raggiungere Berlino individualmente. Il raid costò all'Unione Sovietica un prezzo piuttosto alto. Solo 6 dei 15 bombardieri tornarono alla base. Nonostante le pesanti perdite, la missione fece scattare l'allarme antiaereo in tutta la città. Stalin incassò il colpo psicologico e dopo soli 3 giorni sferrò un secondo raid. Questa volta gli IL-4 furono affiancati da 11 PE-8 della squadriglia bombardieri pesanti. Ogni apparecchio era azionato da speciali motori diesel appositamente progettati per avere l'autonomia necessaria per volare fino a Berlino e tornare. Fu una brutta nottata per gli equipaggi sovietici e per i loro imponenti bombardieri quadrimotori. 4 degli 11 PE-8 furono abbattuti. Altri furono costretti ad abbandonare la missione a causa di avarie ai motori. Ma anche questa volta gli allarmi antiaerei ruppero la calma del crepuscolo nei cieli di Berlino e nuovamente il danno fu più simbolico che reale. Il PE-8 fu ritirato dal servizio come bombardiere. Fu riconvertito al ruolo di aereo di trasporto e impiegato per condurre personaggi importanti agli incontri con gli altri leader alleati. Nel maggio del 42, a bordo di un PE-8, il ministro degli esteri sovietico Molotov si recò a Dundee, in Scozia, e poi da lì a Washington per negoziare con il presidente Roosevelt il programma cosiddetto di affitto e prestito. Gli aerei di lungo raggio sovietici si sarebbero limitati a questo tipo di missioni. Diversamente dai loro alleati occidentali, la Russia non avrebbe mai svolto un ruolo importante nelle campagne di bombardamento strategico contro la Germania. Ma nel campo del bombardamento leggero, l'Unione Sovietica eccelse. Il delfino di Tupolev, progettista del PE-8 Vladimir Petlyakov, lo raggiunse dietro le sbarre durante la guerra. Stalin era paranoico, ma non folle al punto da lasciare che i suoi migliori ingegneri aeronautici marcissero nelle prigioni siberiane. Furono entrambi convocati perché mettessero le loro menti al servizio dell'ufficio progettazioni della prigione alle porte di Mosca. All'inizio della guerra Stalin ordinò la costruzione di un bombardiere da picchiata. Il delfino di Tupolev adattò uno dei suoi disegni a un caccia bimotore da alta quota. Il risultato fu il PE-2. Stalin rimase talmente soddisfatto del nuovo aereo che ordinò il rilascio del giovane ingegnere. Il PE-2 era basato sul progetto di un caccia.
ma fu nel ruolo di bombardiere leggero che l'aviazione russa sperimentò al meglio la velocità e la manovrabilità di questo nuovo apparecchio. Presto il micidiale aereo sarebbe stato impiegato per contrastare le truppe di terra e le divisioni corazzate tedesche sul fronte orientale. Il PE-2 era un aereo elegante che ricordava la meraviglia di legno della Royal Air Force, il Mosquito de Havilland. Pur non essendo costruito in legno, tuttavia, i suoi motori Klimov da 1100 cavalli di potenza gli conferivano l'impressionante velocità di 530 km orari. L'equipaggio del PE-2 era formato da 3 uomini. Accanto al pilota sedeva il navigatore, mentre l'artigliere era dietro. Ogni membro dell'equipaggio aveva una postazione rinforzata e la parte al di sotto della cabina era corazzata. Mentre volava sopra le linee nemiche, il PE-2 era vulnerabile alla contraerea nemica. Così, molti di questi apparecchi vennero modificati sul campo. Alla maggior parte venne aggiunta una lamiera rinforzata, una torretta dorsale e mitragliatrici supplementari. Quando i tedeschi entravano nel suo raggio d'azione, durante le aspre battaglie invernali, il PE-2 sparava dall'alto, fornendo un supporto ravvicinato alle truppe di terra scarsamente equipaggiate. Una delle 3 squadriglie aeree femminili, la 558esima, aveva in dotazione i PE-2. Il PE-2 fu uno dei cavalli di battaglia sovietici della guerra. Al termine delle ostilità si era guadagnato pari onori rispetto ai corrispettivi occidentali. Ma l'Unione Sovietica non ebbe un ruolo decisivo nelle grandi battaglie aeree della Seconda Guerra Mondiale. Fu chiaro dall'inizio che la guerra lungo lo sterminato e insanguinato fronte orientale sarebbe stata vinta o persa sulla terra. Stalin non possedeva i leggendari bombardieri dei suoi alleati occidentali, ma ciò non significa che non li desiderasse. L'introduzione dell'americano Boeing B-29 segnò l'inizio e la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'America possedeva un bombardiere di autonomia incomparabile e di prestazioni eccezionali in alta quota. Per tutta la guerra Stalin aveva chiesto al governo americano un potente bombardiere quadrimotore che sostituisse gli obsoleti PE-8. Le sue richieste caddero nel nulla. Poi, nell'agosto del 1944, 3 B-29 americani che operavano sul fronte orientale atterrarono in territorio sovietico per carenza di carburante. Gli Stati Uniti fecero a Stalin un regalo inatteso, sotto forma del bombardiere strategico più evoluto al mondo. Ormai Stalin aveva perdonato Tupolev e gli aveva restituito la posizione di prestigio che occupava prima della guerra. Quando i B-29 caddero in mani sovietiche, Stalin ordinò a Tupolev di copiarne il disegno. Solo un anno dopo la copia sovietica era pronta per decollare, con la designazione di Tu-4. Questo apparecchio era un autentico clone del Boeing B-29. Tutta la struttura era stata modellata sul calco del bombardiere americano, persino i particolari più piccoli. Presto gli occidentali iniziarono a ribattezzare anche gli aerei sovietici. Tutti i bombardieri iniziavano per B. Nel 1947 le autorità occidentali rimasero stupite nel vedere i primi 3 modelli di Tu-4 alla parata dell'Aviation Day. Il nuovo bombardiere sovietico sarebbe stato soprannominato The Bull, il toro. Il Bull non entrò in servizio fino al 49. Quello stesso anno l'America seppe che Stalin aveva messo le mani su qualcosa di più pericoloso della carcassa di un Boeing. I sovietici avevano fatto scoppiare la loro prima bomba atomica. Improvvisamente, il monopolio nucleare americano sparì nel momento in cui in Russia si levò la prima nube atomica. All'orizzonte baluginava un nuovo conflitto, una guerra tra Est e Ovest, dove la minaccia di un annientamento nucleare era appesa all'esile filo della diplomazia. Erano iniziati gli anni bui della Guerra Fredda.
Questo è il Tupolev Tu-16. Per i suoi motori a reazione, la NATO gli diede un nome in codice di due sillabe. Il Badger, il tormentatore. Esso decollò per la prima volta nel 1952, più o meno contemporaneamente all'americano B-52. Sebbene non raggiungesse la velocità e l'autonomia del B-52, rappresentò un importante traguardo per Tupolev e per l'aviazione sovietica. Tra il 1952 e il 1958 ne vennero prodotti quasi 2.000 per conto dell'aviazione e delle forze aeronavali sovietiche. Il Tu-6 Badger nacque dall'esigenza di Stalin di un bombardiere che sostituisse il Tu-4 Bull. Venne indetto un concorso tra gli studi di progettazione di Tupolev e di Ilyushin. Quest'ultimo si era guadagnato i favori di Stalin durante la Seconda Guerra Mondiale ed era l'artefice del primo bombardiere a reazione dell'Unione Sovietica, l'IL-28. Nella realizzazione dell'IL-28, Ilyushin aveva combinato la sua esperienza con la tecnologia a reazione presa in prestito dagli inglesi. I primi motori a reazione russi erano copie del motore Rolls-Royce Nin, che era stato esportato prima dello scoppio della Guerra Fredda. Usando due motori di questo tipo, Ilyushin produsse un bombardiere tattico con ala a freccia, in grado di viaggiare a oltre 800 km orari a bassa quota. L'IL-28 fu prodotto in grandi quantità e ne vennero esportati più di 1.000 in tutto il mondo. Questo apparecchio fu un successo. Così, quando Ilyushin decise di partecipare al concorso per progettare il bombardiere strategico, si limitò ad aggiornare il disegno dell'IL-28. Tupolev presentò all'esercito un disegno più all'avanguardia. Il suo aereo aveva ali a freccia con apertura di oltre 33 metri. I due motori erano alloggiati ai lati della fusoliera, all'attaccatura delle ali. Il Badger aveva un equipaggio di 6 uomini. I due piloti sedevano nella carlinga principale, con il navigatore posto nella sezione trasparente del muso. I due artiglieri operavano da una postazione avanzata, in una capsula posta dietro la carlinga. L'artigliere posteriore stava in una torretta alle spalle della fusoliera. Tutte queste postazioni difensive, compresa una mitragliatrice anteriore, erano retaggi delle necessità della Seconda Guerra Mondiale. Ma la configurazione con ala a freccia e i due motori portarono Tupolev nell'era moderna. Il suo aereo era contemporaneo dei leggendari bombardieri inglesi V-Bomber e come questi era stato progettato per trasportare testate nucleari. Il Badger portava fino a 4 tonnellate di bombe in un vano interno. Ma non tutti i Tu-6 furono impiegati come bombardieri. Durante il suo lungo servizio, la NATO ne identificò circa una dozzina di varianti, dall'impiego nel pattugliamento marittimo alla guerra elettronica. All'inizio degli anni 60, il desiderio di una potenza aeronavale di lungo raggio aprì al Badger nuove prospettive. I Tu-6 vennero trasferiti al braccio aeronavale sovietico e divennero i primi aerei adibiti al lancio di missili in servizio nella Marina. La prima variante fu il Tu-16 KS, chiamato anche Badger B. Quest'ultimo trasportava missili antinave, come gli AS-1 a turboreazione, soprannominati dalla NATO Cannon. Una delle varianti di Badger più fortunate fu la versione aerocisterna, o Tu-16N. Poteva trasportare quasi 12.000 galloni di carburante. La sonda per il trasferimento era sistemata su di una grossa bobina nel vano per le bombe. Quando era il momento di rifornire, la sonda veniva estesa dall'estremità alare. Con un'attenta manovra veniva agganciata a quella di un altro Badger. Una volta effettuate queste operazioni, l'aerocisterna poteva trasferire 220 galloni al minuto. Il Badger N decollò per la prima volta nel 63, inaugurando una nuova generazione di bombardieri sovietici. I nuovi bombardieri erano dotati di sonde di rifornimento più convenzionali e questo filmato ci rivela che il rifornimento dalle estremità alari poteva essere eseguito solo tra Badger.
La variante TU-6 non aveva il tettuccio trasparente come nella versione originale. Il TU-16K10, anche detto Badger C, venne sviluppato per trasportare il micidiale missile antinave AS-2 Keeper. Un radar di esplorazione e tracciamento della rotta fu installato nel muso per condurre i missili per 240 km. Il Badger C decollò la prima volta nel 1958, ma non entrò in servizio presso la Marina Sovietica finché non fu pronto il suo missile, nel 1961. Quando il Badger entrò in servizio presso la Marina, la minaccia che rappresentava ebbe un effetto immediato sugli alti ranghi della Marina americana. Questo è un filmato dell'interno di un Badger C, scortato da un F-14 Tomcat della Marina americana. Essendo un intercettore di lungo raggio, era stato costruito per distruggere i bombardieri sovietici come i Badger. Nel 1955 fu realizzata una versione civile del Badger, catapultando l'Aeroflot nell'era del motore a reazione. La versione di linea venne chiamata TU-104. Non solo si trattava del primo apparecchio da trasporto civile sovietico a reazione, ma fu il primo aereo di linea a reazione al mondo a entrare in servizio continuo. Questo è il Myasishchev Atlant, la versione civile del bombardiere gigante sovietico conosciuto in Occidente come Bison, Bisonte. Un esemplare redivivo venne utilizzato a metà degli anni Ottanta per trasportare la navicella spaziale sovietica Buran. L'enorme serbatoio che vedete qui fu utilizzato per trasportare idrogeno liquido, anche per il programma aerospaziale sovietico. Durante gli anni Ottanta, l'Atlant eseguì circa 150 missioni di trasporto nel lontano centro di ricerche aerospaziali di Baikonur. A parte i punti di attacco dorsali e la grande coda con due alette verticali, l'Atlant era sostanzialmente identico ai modelli che lo avevano preceduto, risalenti agli albori della Guerra Fredda. Nel 1949 Stalin ordinò la costruzione di un bombardiere in grado di volare fin negli Stati Uniti e ritorno. Il genero di Tupolev, Vladimir Myasishchev, raccolse la sfida. Il giovane e ambizioso ingegnere ebbe la benedizione di Stalin. Ricevette dei finanziamenti speciali per costruire una fabbrica e gli fu concesso di chiamare i migliori ingegneri degli studi di progettazione del paese. Il Bison fu il primo vero tentativo sovietico di creare un bombardiere a reazione intercontinentale. Apparve la prima volta alla parata dell'Aviation Day nel 1954. Lo studio di Myasishchev ribattezzò pretenziosamente il suo progetto Mollard, termine russo per martello. Ma il martello di Myasishchev non fu all'altezza delle aspettative. Il Bison raggiunse appena la metà dell'ambizioso progetto, 16.000 km di autonomia. La tecnologia a reazione sovietica doveva ancora fare molta strada. Il Bison non riuscì a soddisfare il desiderio di Stalin di compiere la rotta fino in America e ritorno. Essendo un bombardiere per ordigni a caduta libera, quando entrò in servizio era già obsoleto. Diversamente dal Badger, le scarse prestazioni a bassa quota gli impedivano di trasportare missili aria-terra. Ne vennero prodotti pochi esemplari, impiegati soprattutto per la ricognizione marittima e il rifornimento in volo. Questo e altri progetti deludenti fecero cadere Myasishchev in disgrazia agli occhi di Stalin e della nomenclatura sovietica. In seguito il suo studio di progettazione fu costretto a chiudere. Tupolev non commise lo stesso errore. Egli aveva capito che i motori a reazione sovietici non erano in grado di raggiungere l'autonomia agognata da Stalin. Tupolev allora prese la decisione di rivolgersi al motore a turboelica. Il motore a turboelica era stato realizzato dallo studio di progettazione Kuznetsov. Quest'ultimo era stato influenzato dai progetti dei costruttori tedeschi arrivati a Mosca dopo la guerra. All'inizio degli anni 50 avevano realizzato un motore a turbina che azionava una coppia di eliche controrotanti. Il motore sviluppava l'incredibile potenza di 12.000 cavalli.
Tupolev aveva ipotizzato, a ragione, che un motore turbo elica sarebbe stato più efficiente dei motori a reazione dell'epoca. Al Salone dell'Aria di Mosca del 1955 gli osservatori occidentali videro volare sulle loro teste un enorme aereo con ala a freccia azionato da motori turboelica. All'epoca la NATO prestò scarsa attenzione al nuovo progetto, concentrandosi sul Bison a reazione presentato l'anno prima. Gli osservatori occidentali non avevano idea che quello era il prototipo di un bombardiere che avrebbe costituito la minaccia più seria per i paesi della NATO negli anni a venire. Era il Tu-95 Bear. Il Bear è un bombardiere dal disegno insolito. La caratteristica più impressionante sono le enormi eliche, ognuna di 5 metri e mezzo di diametro. Alla massima velocità, le 32 pale compiono 750 rivoluzioni al minuto e l'estremità delle pale gira a velocità Mach 1.08. Il primo modello di Bear fu un bombardiere strategico di lungo raggio. La sua apertura alare era di circa 56 metri, con un carico utile di quasi 250 tonnellate, di poco inferiore a quello dell'americano B-52. Dal muso alla coda il Bear misurava 52 metri. Il Bear entrò in servizio alla fine degli anni 50. In un'era in cui il motore a reazione aveva una realtà incontrastata, esso rappresentava un traguardo unico. Era il solo bombardiere al mondo spinto da turboeliche operativo sulla linea del fronte. Riusciva a raggiungere una velocità massima di 920 km orari, 160 in più di quanto molti ingegneri credevano potesse viaggiare un aereo ad elica. Con un'autonomia di oltre 12.800 km, i russi ora avevano un bombardiere capace di raggiungere il cuore dell'America. Una volta ottenuto questo importantissimo traguardo, la rotta più diretta era quella sul Polo Nord. La minaccia posta dal Bear costrinse lo Stato Maggiore della Difesa americana ad apportare dei cambiamenti. Negli anni 50 fu istituito il Comando per la Difesa Aerea per proteggere le frontiere settentrionali degli Stati Uniti. Il fronte era formato da tre linee con sistemi di allarme radar. Se l'avvistamento di un bombardiere sovietico lo faceva scattare, gli intercettori F-106 decollavano per andargli incontro. In questo filmato, un F-106 scorta uno dei primi modelli di Tu-95 fuori dallo spazio aereo statunitense. Come per il Badger, Tupolev costruì anche una versione civile del Tu-95. Nel 61 il Tu-114 entrò in servizio presso l'Aeroflot e presto divenne la spina dorsale del trasporto internazionale sovietico. Fu uno degli aerei di linea più insoliti mai usato nel trasporto passeggeri, ma aveva un'autonomia impressionante e presto iniziò a compiere un servizio non-stop tra Mosca e Cuba. Il carrello d'atterraggio del Bear era estremamente lungo, per avere lo spazio sufficiente all'ingombro delle enormi eliche. Come tutti gli aerei militari sovietici, era sufficientemente massiccio da poter operare anche su piste non asfaltate e compiere atterraggi di fortuna. A parte i tratti basilari del suo disegno, il Bear si prestò a un numero infinito di adattamenti. Nella sua lunga e gloriosa carriera prestò servizio in almeno 15 diverse varianti. L'originale Tu-95, il Bear A, fu costruito per trasportare bombe da 5 tonnellate capaci di colpire bersagli a 7 km di distanza. Essendo un bombardiere tradizionale, il Bear si rivelò presto obsoleto e vulnerabile ai missili terra-aria. Tupolev modificò anche questo aereo affinché trasportasse missili di grosso calibro. Nacque la serie dei Tu-95K20, noti in Occidente come Bear B. Il cambiamento più evidente è rappresentato dall'aggiunta di una grossa sporgenza sotto la carlinga. Quando decollò la prima volta, fu ribattezzato dai piloti Duckbill, ornitorinco. Ma all'interno ospitava un'innovazione micidiale, un sofisticato sistema di rilevamento del bersaglio che utilizzava un radar ad alta banda.
Nel vano per le bombe era posizionato un missile teleguidato da 10 tonnellate lungo 16 metri. Il Kangaroo, come venne ribattezzato in Occidente, aveva un impressionante raggio d'azione e poteva trasportare una testata nucleare. Con la nascita del Bear B nel 59, il bombardiere a turboelica non era più un aereo obsoleto. Quando il missile Kangaroo venne impiegato per la prima volta, misurava 2,5 metri in più del caccia sovietico più celebre dell'epoca, il MiG-19. I ranghi militari sovietici presto realizzarono che se il Bear B era in grado di lanciare un missile Kangaroo, poteva trasportare anche un MiG. Ecco un pilota di MiG-19 che sta per lanciarsi dal vano di un Bear. Forse i russi furono ispirati dal programma American Fighter Conveyor, o FICON, dei primi anni 50. L'aviazione americana aveva sperimentato il lancio di un RF-84 da un bombardiere B-36. Era uno dei tanti tentativi di fornire ai caccia e ai ricognitori una maggiore autonomia. Da questo raro filmato è evidente che anche i sovietici accarezzavano lo stesso progetto. Più volte i Bear B vennero aggiornati per avere a bordo un'avionica più avanzata e sempre più sofisticata. Il Bear G possedeva un moderno equipaggiamento per la guerra elettronica, in grado di comandare i missili aria-terra di nuova generazione. Il micidiale KH-22 poteva essere trasportato nella sezione ventrale o nei piloni sotto le ali. Il Bear G aveva anche un sistema di avvistamento elettronico e delle telecamere piazzate sui lati della fusoliera posteriore. Ma la differenza più evidente consisteva nella sonda di rifornimento. Diversamente dal Badger, tutte le varianti di Bear avevano le sonde di rifornimento poste nel muso. Il prototipo decollò la prima volta nel 75 e ne restarono in servizio circa 50 varianti fino alla metà degli anni 90. La versione finale del Bear come piattaforma di lancio per missili fu il TU-95MS-6 o Bear H. La sua modifica più importante è l'accorciamento della fusoliera anteriore, che qui vediamo di profilo. Il Bear H decollò la prima volta nel 79. I progettisti della Tupolev miravano a migliorare drasticamente la capacità difensiva dell'aereo e ci riuscirono. L'apparecchio venne dotato di un'avionica difensiva rivoluzionaria che spaziava dai sistemi di disturbo agli emettitori di segnali antiradar. Le antenne poste sotto il muso e nella coda fornivano un sistema di allarme a infrarossi. Una delle varianti più prodotte fu il TU-95RT, detto anche Bear D. Esso entrò in servizio presso la Marina Sovietica nel 64. Il suo ruolo principale era la ricognizione marittima. Esso forniva anche informazioni ai sommergibili sovietici sulla presenza di navi armate di missili cruise. Il Bear D era caratterizzato da due cupole radar, una piccola posta sotto il muso e un'altra, molto più grande, sopra al vano delle bombe. Quella più piccola aveva la funzione di guidare i missili antisommergibile o antinave. La cupola ventrale, più grande, era usata per colpire le navi che apparivano all'orizzonte. Due antenne poste sul dorso servivano a collegarsi con i satelliti sovietici in orbita e per comunicare con le basi a terra. Grazie alla leggendaria autonomia del Bear, gli equipaggi russi passavano molto tempo in compagnia delle scorte di caccia americani. Ecco un gruppo di F-15 Eagle che scatta fotografie al bombardiere sovietico. Con le 32 pale che giravano sotto la spinta dei quattro motori turboelica, il Bear si guadagnò la reputazione di aereo più rumoroso del mondo. Alcuni piloti di caccia americani riferirono di aver avuto dolore alle orecchie quando scortavano i bombardieri sovietici. All'inizio degli anni 60, la Marina richiese di apportare delle modifiche al Bear per contrastare la minaccia dei sommergibili americani Polaris e Poseidon. Il nuovo modello di Bear venne designato come TU-142. Era un caccia antisommergibile e, come i corrispettivi occidentali, sarebbe stato uno degli aerei più attivi della Guerra Fredda. Questa è una delle ultime versioni del Bear, il TU-142MZ.
Questa variante è dotata di un grande rilevatore di anomalie magnetiche, o MAD, che si estende dall'impennaggio di coda. Il MAD è poco più di un metal detector, in grado di sondare i mari alla ricerca di sommergibili nemici. Nella Russia del dopoguerra fredda, il futuro del Bear fu presto messo in discussione. Nel 92 la produzione di Tu-95 si arrestò, dopo quasi 40 anni, mettendo fine a uno dei più lunghi e fortunati programmi aeronautici della storia. Il Tupolev Tu-22 Blinder fu il primo bombardiere sovietico in grado di raggiungere velocità supersoniche. La Tupolev iniziò a lavorare al Blinder nel 1955 come sostituto del Badger subsonico. Considerando il progetto del Badger, la collocazione dei motori sul Tu-22 era insolita. I due turbojet erano alloggiati uno accanto all'altro in delle piccole gondole all'estremità posteriore della fusoliera. La parata russa dell'Aviation Day del 61 fu interessante per gli osservatori della NATO. A confronto con i recenti successi tecnici dello Sputnik e col volo in orbita compiuto da Yuri Gagarin, la presenza dei nuovi bombardieri con ala a freccia passò quasi inosservata. La velocità del Blinder si aggirava intorno a Mach 1.5. Il suo raggio d'azione, incluso un breve tratto a velocità supersonica, era di circa 3.200 km. Diversamente dal Bear, esso non avrebbe mai raggiunto il territorio americano, ma costituiva una minaccia notevole per l'Europa occidentale. La tecnologia a reazione sovietica era indietro rispetto a quella occidentale in materia di autonomia. Ma aerei come il Tu-22 Blinder sopperirono a questa mancanza, trasportando a bordo grandi quantità di missili. Come il grande Miasicev Bounder, il Tu-22 non soddisfò le aspettative. Rispetto agli standard sovietici, la sua produzione fu breve. Ne vennero costruiti solo 250. Eppure per la Tupolev fu un grosso successo e rappresentò una pietra miliare verso i bombardieri supersonici di lungo raggio. All'inizio degli anni 60 i progettisti russi iniziarono a esplorare il concetto di ala a geometria variabile, in grado di ruotare in avanti o indietro per adattarsi meglio alle velocità massime e minime. Vennero ispirati dal progetto americano dell'F-111 e presto elaborarono un proprio progetto di ala a geometria variabile. Uno di questi fu il Sukhoi-22i, un velivolo sperimentale che decollò la prima volta nell'agosto del 66. Ma il primo caccia sovietico operativo con ala a geometria variabile fu il MiG-23. Alla metà degli anni 70 esso divenne uno dei caccia più importanti dell'aviazione sovietica. Questo è il Tupolev Tu-22M, il primo bombardiere sovietico con ala a geometria variabile. Quando gli ufficiali della NATO seppero della sua esistenza nel 69, gli diedero il nome di Backfire. All'epoca della sua comparsa, sembrò essere il bombardiere di lungo raggio che i sovietici desideravano realizzare da 15 anni. Alla fine degli anni 60 gli osservatori occidentali credevano che il Backfire fosse una nuova versione del Blinder, modificata con ali a geometria variabile. Questa supposizione era avvalorata dal sistema spesso fuorviante con cui venivano designati gli aerei sovietici. Il Blinder era il Tu-22 e il nuovo bombardiere con ala a geometria variabile era il Tu-22M. Ovviamente gli occidentali pensarono che M stesse per modificato, ma non era così. In effetti il Tu-22M era un aereo completamente nuovo. Tupolev aveva avviato il progetto autonomamente nel 64. Poiché il governo non aveva commissionato un nuovo bombardiere, egli pensò di utilizzare una designazione già esistente.
In seguito affermò che il disguido sul termine modifica era sorto per ragioni politiche. La prima generazione di Backfire non apportò dei notevoli miglioramenti rispetto al Blinder. Solo quando venne ribattezzato, gli occidentali compresero che l'aereo russo era una seria minaccia. Il nuovo bombardiere fu designato come Tu-22M3 e gli occidentali lo ribattezzarono Backfire B. Pur essendo un bombardiere, la collocazione dei motori era insolita. Per molti aspetti l'aereo somigliava più a un caccia. La maggior parte dei bombardieri, infatti, utilizzava la fusoliera solo per il carburante e il carico utile. Il Backfire, invece, aveva sia il motore che le prese d'aria inglobati nella fusoliera. Così, quando trasportava un carico pesante, era necessario ridurre il carburante e con esso l'autonomia. Quando il Backfire entrò in servizio nell'aviazione sovietica all'inizio degli anni 70, era dotato di una sonda per il rifornimento alloggiata nel muso. Ciò innervosì molto gli ambienti del Pentagono. Gli ufficiali americani erano certi ormai che i russi avessero un bombardiere supersonico in grado di raggiungere il Nord America. I sovietici smentivano dichiarando che si trattava di un bombardiere tattico operativo in Europa e in Asia, con un'autonomia al di sotto dei 2.400 km. Durante i colloqui del 75 per la limitazione degli armamenti strategici, il Backfire fu oggetto di aspri dibattiti. L'America non credeva alle affermazioni dei russi che il loro bombardiere con ala a freccia non avesse autonomia intercontinentale. Alla fine i sovietici accettarono di rimuovere le sonde di rifornimento. Negli anni 80 venne stabilito che il Backfire avesse un raggio d'azione di soli 3.200 km e un limitato carico di bombe. Tuttavia questo aereo rimase un'arma potente nell'arsenale sovietico. Trasportava oltre 13 tonnellate di ordigni esplosivi, sia nucleari che convenzionali. Poteva avere a bordo anche due missili aria-terra Kitchen. Per molti anni l'autonomia del Backfire fu oggetto di discussione tra i servizi segreti occidentali. La questione più dibattuta era se si trattasse o meno di un bombardiere strategico. Tuttavia, era l'aereo del futuro. Nel dicembre del 74 un bombardiere americano rivoluzionario decollò nei cieli del deserto del Mojave. Era il Rockwell B-1. Era stato progettato per penetrare nello spazio aereo russo al di sotto del cono dei radar. L'aviazione sovietica era attrezzata a contrastare solo i subsonici B-52 ad alta quota, quindi la comparsa del B-1 creò una grande agitazione. L'aereo che i sovietici cercavano di progettare da 20 anni era un autentico bombardiere supersonico intercontinentale. Nel novembre dell'81 una fotografia scattata da un ricognitore americano rivelò l'esistenza di un nuovo bombardiere russo operativo dal centro di collaudo aereo Romanskaya. I servizi segreti militari notarono subito le somiglianze col B-1. Ma il nuovo bombardiere sovietico era molto più grande, superiore addirittura all'imponente B-52. La NATO gli diede il nome in codice di Blackjack. Dietro la cortina di ferro esso fu designato con la sigla TU-160. Finalmente l'Unione Sovietica aveva il bombardiere strategico intercontinentale che aveva sempre desiderato. Il Blackjack rimane l'aereo da combattimento più pesante e potente della storia. I suoi motori turbofan Kuznetsov NK-321 sono i motori militari più potenti mai costruiti. Montati a coppia nelle gondole poste all'interno delle ali, sviluppano una potenza di quasi l'80% superiore a quella dei B-1 e raggiungono una velocità quasi doppia a quote elevate. Sebbene sia circa del 20% più grande del suo corrispettivo americano, il TU-160 ha una sezione radar più piccola e una resistenza aerodinamica inferiore. Il suo raggio d'azione senza rifornimento era di 7.200 km, superiore a quella del B-1, e quasi il doppio di quella del Backfire. Ma tutto ciò ebbe un alto prezzo. Il colonnello dell'aviazione sovietica, Yevgeny Vlasov, rivelò ai giornalisti occidentali che il TU-160
era stato una contromisura costosa. Sebbene le cifre esatte siano vaghe, fu chiaramente il programma aeronautico sovietico più costoso della Guerra Fredda. Nell'88 l'Unione Sovietica stava progettando di costruire circa 30 aerei l'anno fino al 90. Nello spirito della perestroica, gli ufficiali sovietici invitarono gli esperti militari occidentali a ispezionare il nuovo bombardiere. La delegazione, tra cui c'era anche il segretario della difesa americano, presto comprese di avere di fronte un'arma formidabile. Ma ormai un aereo di quel tipo era considerato più un traguardo tecnico che una potenziale minaccia. La Guerra Fredda stava volgendo al termine e con essa i bombardieri nucleari. Il Tu-160 Blackjack fu il bombardiere sovietico più evoluto, ma anche l'ultimo. Dopo aver lottato tanti anni per costruire un bombardiere intercontinentale competitivo, il progetto cadde vittima dell'allentarsi della tensione tra Est e Ovest. Per ironia della sorte, fu proprio il rilassarsi dei rapporti che spinse i progettisti a fare nuovamente riferimento al Blackjack. Quando il Tu-144LL fu riconsiderato per avviare un progetto aeronautico internazionale, i potenti motori del Blackjack tornarono a bruciare. Realizzando una serie di test di volo in Russia, la NASA e la Boeing sperano di risolvere i problemi del volo in quota a Mach 2. Loro obiettivo finale è creare un aereo di linea per il XXI secolo. Oggi gli ingegneri aeronautici guardano al futuro con la tecnologia del passato e in questo Andrei Tupolev ha lasciato un'eredità che non avrebbe mai immaginato.